Passiamo adesso allora alla traccia numero 3, che è quella intitolata Dalla spagnola al Covid-19, un secolo di pandemie, scienza, società, economia e istituzioni fra progresso e disuguaglianze. Avvio io una veloce riflessione, sperando naturalmente di riuscire, poi anche qui mi darete riscontro. Riuscite a vedere? Ecco, questa è la slide, iniziale del titolo. Naturalmente, io adesso però sono uscito. Sì, si vede. Ok, allora l'unico problema è che non riesco a far andare avanti la presentazione. Scusate, ma quando uno è imbranato, imbranato, ecco. Ok, allora, come vi dicevo prima, questo forse dei tre è il tema che ha più difficoltà a aggiornare la bibliografia, nel senso che quello che sapevamo a settembre o su cui si era sviluppata una riflessione a settembre, poi evidentemente ha dovuto subire un cambiamento, l'evoluzione o l'involuzione della situazione ci ha portati così, insomma, a affrontare altre questioni. Allora, per quanto così io vi possa dare soltanto delle sommarie indicazioni in termini di aggiornamento, vi inviterei a consultare una risorsa che trovate gratuitamente online, il bollettino di Clio 92, il numero di dicembre del 2020, che è dedicato al tema epidemie e storia. Ci sono dei contributi legati alle epidemie storiche medievali, ma ci sono anche contributi a partire dalla riflessione di Salvatore Adorno sulle 10 domande su epidemie e storie che gli vengono poste, dove appunto Salvatore Adorno lo conoscete come uno storico dell'ambiente attento molto alle questioni didattiche, in quell'intervento, in quelle domande, sviluppa delle prospettive, secondo me, molto interessanti, cioè la declinazione del tema, appunto, epidemia, soprattutto la pandemia attuale, in termini di ambienti, in termini, appunto, di equilibrio ambientale. E epidemie. Poi ci sono altri contributi, Massimo Livi Bacci, uno dei più importanti demografi nazionali, ed altri che comunque vi inviterei a consultare. Altro contributo invece importante, a mio avviso, che è quello su cui ho impostato queste brevi slide che vi illustro, è pubblicato nel sito Amici di Passato e Presente. Sapete che si tratta di una rivista di storia edita da Franco Angeli, in cui Giovanni Gozzini propone in tre puntate una riflessione interessante appunto sulle epidemie nel Novecento, a partire dalla influenza spagnola, di cui sentiamo molto spesso dei riferimenti di carattere storico, le varie ondate, eccetera, ma di cui in realtà si conosce abbastanza poco e soprattutto si sottovaluta un po', secondo me, quella che è stata la sua dimensione. L'influenza spagnola è una influenza che, come tutte le pandemie, diciamo, del Novecento, discendono indirettamente dal mondo animale. Indirettamente in questo caso da volatili di allevamento, le oche, ma è sconosciuto ad esempio l'intermediario che la porta fino all'uomo. L'influenza spagnola ha molte analogie con l'attuale pandemia perché consiste in una tempesta dell'apparato immunitario che facilita l'insorgere di infezioni batteriche secondarie come la polmonite. L'influenza spagnola è caratterizzata da una altissima letalità. A distanza di 100 anni, la forbice nel conteggio della mortalità
varia, come vedete, dai 17,5 milioni di morti ai 50 milioni. Anche qui le polemiche che sono all'ordine del giorno sul conteggio dei morti, no? Vengono accusate le istituzioni di conteggiare persone che muoiono anche con il Covid e hanno altre patologie, allora dove vanno conteggiate o meno. È un discorso che storicamente si è già posto, gli storici hanno già fatto molta fatica e vedete che una forbice così ampia è una forbice indubbiamente che ci dice come i problemi dell'oggi in realtà c'erano anche nel passato e ci sono nella ricerca storica. Ma al di là della curiosità numerico-quantitativa, comunque un dato di fatto, vediamo il dato sugli Stati Uniti, almeno 500.000 morti secondo la stima più ottimistica, e questi 500.000 morti messi insieme fanno il totale, più del totale dei caduti della prima, della seconda guerra mondiale, della Corea, del Vietnam. Anche in Italia le stime vanno dai 370.000 agli 888.000 morti, no, per la spagnola, anche se la cifra più ragionevole si colloca a metà. Capite che siamo di fronte a cifre che, se poi vengono rapportate, sommate alle cifre che riguardano la prima guerra mondiale, anche se un po' si sovrappongono, comunque ci fanno capire qual è stato l'impatto devastante del fenomeno. Fenomeno che peraltro ha avuto una quasi nulla, una scarsissima attenzione culturale. Naturalmente, diciamo, raccontare dei caduti della prima guerra mondiale significava evidentemente puntare l'attenzione su questioni valoriali molto più alte, ma la dimensione della pandemia della spagnola nel nostro paese, come in tutti e cinque i continenti, comunque è una dimensione assolutamente rilevante. E quindi qui qualche domanda ce la possiamo porre sul fatto che all'epoca, così nella letteratura, nella filosofia, nella produzione, diciamo, letteraria in generale, non abbiamo dei riferimenti a questo terribile evento. I nomi della spagnola, sapete che si chiama così questa influenza perché le notizie sono arrivate dalla Spagna, che era paese neutrale, che ovviamente non aveva la censura della guerra, e quindi da lì si sono diffuse le informazioni e questo ha fatto sì che la si chiamasse in questo modo. Però guardate che ci sono anche altre denominazioni. In Polonia, ad esempio, è nota come malattia bolscevica. In Rodesia era nota come influenza dell'uomo bianco. In Sudafrica come malattia dei neri. Che cosa ci dicono questi tre semplici esempi? Poi ci sono anche altre denominazioni. È evidente che qui si cerca un capro espiatorio, no? L'untore, qualcuno che è responsabile della pandemia. Quindi questa dinamica che cogliamo ancora oggi, no? Che anzi è alimentata e rinfocolata molto spesso dalle fake news, era già presente un secolo fa, perché si tendeva a identificare nemico, nel diverso, in qualcuno che comunque non piaceva agli uni o agli altri, il responsabile di questa pandemia. Sulla spagnola ci sono almeno tre misteri, li chiama Gozzini, no? Innanzitutto l'incertezza dell'origine della prima ondata. Arrivava dalla Cina, arrivava dagli Stati Uniti, arrivava addirittura già dall'Europa. Ecco, questo è ancora incerto, è ancora in discussione. Anche qui noi continuamente, il parallelismo ovviamente viene spontaneo, continuiamo a ragionare su naturalmente un'origine cinese e poi scopriamo che ogni tanto troviamo la notizia, era già presente a novembre, ottobre anche in Italia. Ecco, quindi prima di arrivare poi a delle conclusioni su cui poi si montano anche, ripeto, delle fake news, la storia della spagnola ci invita ad essere prudenti proprio nelle certezze, nell'avere troppe certezze.
La spagnola si è diffusa in tre ondate simultanee, la prima fra la primavera e l'estate del 1918, una seconda ondata fra settembre e ottobre, sempre lo stesso anno, e poi riprese nei primi mesi del 1919. Quindi tre ondate, no? Che sono tra l'altro su ampio spazio geografico, senza che ci fossero aree in cui si fosse creata una immunizzazione naturale. E la dimensione, l'andamento, diciamo, della pandemia consiste proprio nel fatto che non c'è stata in realtà una trasmissione da un centro verso delle periferie, ma c'è stata una distribuzione a macchie, dei focolai che insorgevano senza diciamo che sia stata individuata una ragione precisa della loro insorgenza. Quindi anche qui il rapporto causa-effetto è ancora tutto da esplorare e da conoscere. Infine, il terzo mistero, diciamo così, della spagnola è quello del fatto che abbia colpito le classi di età fra i 20 e i 40 anni più delle altre. In Italia l'età media dei decessi è stimata infatti a 27,9 anni. Diciamo che la stragrande maggioranza era sotto i 65 anni, ma è anche vero che se poi noi andiamo a vedere le dimensioni e le dinamiche demografiche del tempo, non c'era la stessa longevità di oggi, per cui diciamo, ecco, un raffronto da un punto di vista demografico deve tenere conto anche di questi elementi. Dopo la spagnola abbiamo avuto altre epidemie, tra le più rilevanti appunto 1957, l'epidemia asiatica, tra 1 e 2 milioni di vittime, in Italia 32.000. In questo caso l'origine è abbastanza certa, in Cina si diffuse fra febbraio e l'estate ed ebbe una seconda ondata, soprattutto in Gran Bretagna, a novembre. L'asiatica è la prima epidemia mediatica, nel senso che viene seguita da tutti i giornali del tempo. Nelle raccolte che trovate potete trovare, ad esempio, se adesso verrà rimessa in circolo e diventerà fruibile la collezione della Stampa, potete trovare delle risorse abbastanza dirette appunto sull'evoluzione di questa pandemia. Poi 1968, altra epidemia, questa volta diciamo la forbice si allarga un po' rispetto all'asiatica, tra 0,5 e 2 milioni di vittime, origine anche in questo caso a Hong Kong, arriva in Europa all'inizio del 1969, ha una letalità contenuta e per la prima volta in questa epidemia, grazie agli accertamenti sanitari più precisi, viene rilevata la presenza di contagiati asintomatici, cioè di persone che non fanno la malattia ma la possono trasmettere e sono i positivi asintomatici di oggi. Dopo il 1968, per qualche anno si diffuse un ottimismo scientifico sul fatto di poter contenere le malattie trasmissibili per via infettiva. E tuttavia abbiamo almeno due casi molto rilevanti che ci dicono che questo ottimismo non era fondato ragionevolmente. Innanzitutto la comparsa dell'Ebola 1976, una diffusione che è rimasta legata nell'Africa subsahariana, soprattutto per il fatto che l'Ebola è un'infezione che ha un decorso rapidissimo, non fa in tempo a diffondersi il virus proprio per questo motivo, cioè perché tra l'insorgere dei sintomi e il decesso, di solito questo è il decorso, intercorrono veramente un intervallo di tempo molto breve. E poi inizio anni 80 la diffusione dell'AIDS, no? 40 milioni di contagiati in circa 40 anni,
Quindi una serie, una consistenza direi molto forte. In questo caso diciamo che dal 2000 in poi c'è stato sicuramente un contenimento e soprattutto i progressi medici hanno consentito di andare verso una cronicizzazione della malattia, ma sicuramente siamo di fronte a una malattia che non ha la stessa insorgenza rapida, la stessa diciamo caratteristica delle pandemie come la spagnola, come il Covid-19, ma ha dei dati strutturali che inducono sicuramente a riflettere. Tutto questo messo insieme ha portato alcuni storici a pensare al Novecento come l'inizio di una era pandemica. Io lascio il punto interrogativo naturalmente, ma sta di fatto che già dalla fine degli anni 90 si era diffuso l'allarme in molti epidemiologi sul fatto che ci sarebbe stata una nuova ondata pandemica. Troppo tempo era trascorso dall'ultima ondata di pandemie influenzali, intendiamo, no? Ebola e AIDS naturalmente hanno altra caratterizzazione, dicevo, e quindi ecco che nel corso del 2000 abbiamo questa sequenza, no? Dal 2002 la SARS, 8.000 casi in tutto e meno di 800 decessi complessivamente, quindi una dimensione molto ridotta, un po' più ampia quella dell'influenza suina del 2009, 1.600.000 casi acclarati, meno di 300.000 morti secondo le stime dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel 2012 la MERS-CoV, un'altissima letalità, ma anche qui pochissimi casi, fino ad arrivare poi alla nostra, nostro purtroppo, Covid-19. Ad oggi abbiamo 103 milioni di casi e 2,22 milioni di decessi. Quindi questo raffrontato con le cifre della spagnola ci può dare anche la dimensione esatta della situazione che stiamo vivendo e sicuramente su questo è importante che si rifletta. Complessivamente, noi che cosa possiamo dire, riprendendo appunto Gozzini, che i problemi fondamentalmente sono rimasti gli stessi. Dal 1918 in poi il trend storico ha fatto segnare le stesse risposte lente e incerte a problemi che erano comunque prevedibili. Quindi la situazione del Covid, quella della crisi delle strutture sanitarie, la difficoltà della medicina del territorio, ma naturalmente tutto poi si deve coniugare con un discorso più ampio, cioè il fatto che ci sono disuguaglianze fra i paesi ad alto e basso reddito che producono delle risposte differenti. Ci sono anche atteggiamenti negazionisti fra politici di rilievo, non li citiamo perché li conosciamo bene, e poi dopo ci sono anche, c'è un discorso, e mi sembra che l'attualità lo mette particolarmente in evidenza, degli interessi e dei comportamenti delle compagnie farmaceutiche che non seguono certo un decalogo slegato dall'interesse economico. Quello che rileva, e su questo chiudo per lasciare poi la parola a Elena Mastretta dell'Istituto di Novara per completare la presentazione della traccia, è che noi siamo di fronte a un problema di carattere globale che andrebbe affrontato da una politica globale che però sulle sfide globali, che sono ovviamente la pandemia, ma anche l'ambiente, le migrazioni, la finanza, è assente. Quindi anche questo è un elemento di riflessione, il fatto che appunto la globalizzazione comporterebbe, necessiterebbe delle risposte univoche, diciamo concordate fra tutti i soggetti della politica del mondo. Questo purtroppo
non avviene, un particolarismo che, diciamo, in Europa in modo particolare abbiamo visto caratterizzarsi con l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che sono decisioni sicuramente che vanno contro, possiamo dire, la logica della storia. Allora lascio adesso ad Elena il proseguimento della presentazione. Grazie Enrico. Prego. Elena, ci sei? Elena, devi attivare l'audio. Allora, io vi darò soltanto, adesso mi sentite, poche così spunti per fare effettivamente il lavoro. Quello che vi chiediamo è di riflettere rispetto a tutto questo secolo di come queste malattie, queste pandemie hanno poi avuto dei riflessi proprio sulle abitudini di tipo sociale, sui comportamenti, quali sono stati i cambiamenti economici che queste pandemie hanno in qualche modo indotto e anche un pochino se la struttura della società nel suo complesso è cambiata. Io qua vi ho messo alcune immagini, sicuramente il distanziamento sociale, l'uso delle mascherine, dei dispositivi di protezione sarà qualcosa che ci accompagnerà ancora a lungo, che ormai è entrato a far parte della nostra quotidianità. Qualcosa che è cambiato a livello profondo con il Covid-19 sono le abitudini alimentari. Da una parte non si possono più frequentare i ristoranti, però soprattutto nel primo lockdown fare la spesa era una cosa complicata, che da una parte ha generato situazioni di panico, quindi scaffali svuotati magari senza che ce ne fosse effettivamente una ragione. Dall'altro però le persone hanno cominciato a cucinare di più, a fare con più attenzione la lista della spesa, cominciano a esserci dati sul fatto che lo spreco di cibo, che prima era anche agevolato dal modello consumistico di vita, sta diminuendo. Non ci sono più le occasioni sociali. Non c'è più la possibilità di spostarsi liberamente, non c'è più la possibilità di incontrare liberamente non solo gli amici ma anche i piccoli gruppi sono compresse, spesso si sta insieme anche perché c'è lo smart working, c'è la didattica a distanza, forzatamente quasi 24 ore su 24, magari da diversi mesi o per diversi mesi non è possibile ricongiungersi a parenti che semplicemente abitano in un'altra regione o in un'altra città. Convivere forzatamente a qualcuno ha fatto riscoprire la genitorialità, magari qualcuno si è occupato per la prima volta anche da vicino dell'andamento scolastico dei figli o li ha seguiti nei compiti. Sapete che sono aumentati i divorzi e drammaticamente sono aumentati i numeri della violenza di genere. E soprattutto con le persone anziane che sono state, specie all'inizio, particolarmente colpite, l'isolamento, che è l'altra faccia di questa medaglia, è qualcosa di difficile gestione perché non siamo più abituati e quindi il fatto di non potersi vedere, di non potersi toccare in qualche modo ha poi fatto arrivare a delle soluzioni come le stanze degli abbracci nelle RSA o all'interno degli ospedali, però è chiaro che la mancanza di tutta un'affettività sta cominciando ad avere una serie di conseguenze. Il pendolarismo per motivi di lavoro è praticamente finito e se questo ha avuto benefici effetti sull'ambiente ci sono comunque tutta una serie di problematiche che a questo drastico cambiamento di abitudini si accompagneranno. Forse qualcuno chiederà di poter proseguire in questa modalità anche quando sarà di nuovo possibile spostarsi per motivi di lavoro, c'è qualcuno che comincia a pensare che vivere molto vicino al proprio posto di lavoro o al centro delle città non è più così conveniente, quindi per la prima volta dopo la rivoluzione industriale si comincia a vedere che i prezzi delle case nei centri cittadini delle grandi città diminuiscono e le persone cominciano ad avere voglia di spostarsi verso l'esterno e quindi anche il mercato immobiliare subisce delle variazioni. Anche il mondo dello sport, come tutto quello del tempo libero, è stato colpito.
i campionati sospesi, poi giocati di diversi sport a partite a porte chiuse, insomma con le sagome che riempivano gli stadi piuttosto che le platee degli sport, e la notizia clamorosa, questa cosa non si era mai verificata se non in episodi di guerra, dalle Olimpiadi moderne di Atene del 1896 ad oggi, il rinvio dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, rinvio che diventerà una cancellazione definitiva se i giochi non potranno iniziare a svolgersi nel corso del 2021 per ragioni insomma legate proprio alle pratiche organizzative. Cosa ci resterà? Un nuovo senso di vicinanza o lontananza dalla morte, l'interruzione di quelli che sono i riti del lutto, che sono fondamentali per una società. E su questa immagine io chiudo, queste sono le bare, sono i camion dell'esercito che portano le bare, perché probabilmente è quella che tutti noi ci porteremo avanti nel tempo, anche quando ci auguriamo presto tutta questa situazione che ci vede così dentro finirà. Noi restiamo tutti a disposizione naturalmente per gli aggiornamenti bibliografici, per comunicarvi come poi gestiremo i successivi incontri di formazione che naturalmente saranno in questa modalità online. Vi hanno già detto i colleghi, concentreremo le forze, quindi sulle diverse tracce i momenti saranno aperti a tutti, non saranno più gestiti istituto per istituto.